gli obiettivi del progetto sono obiettivi multidisciplinari, perché il contrasto all'antibiotico resistenza non è che un'azione portata avanti da diversi professionisti. Dal punto di vista della microbiologia clinica, che è quella che in qualche modo mi riguarda, il progetto riguarda proprio l'idea di rendere efficienti e al massimo dei tempi i laboratori di microbiologia clinica a servizio della diagnosi delle malattie infettive sostenute da microrganismi multidrug. Quindi in qualche modo si entra nella capacità tecnica, nella valutazione dei referti, nell'identificazione di microrganismi difficili e di geni di resistenza. Tutto questo a servizio appunto del paziente, a servizio della clinica, per eliminare quel gap che riguardano appunto i tempi molto lunghi di refertazione, oppure l'idea che non ci sia un antibiotico nuovo. Quindi il saggio diventa importante per la scelta degli antibiotici. Tra l'altro oggi noi abbiamo qua un nuovo antibiotico, quindi un nuovo antibiotico attivo verso molti dei patogeni, diciamo così, che sono in occhio in questo momento nella lista del WHO, cioè i multidrug. Quindi siamo qua proprio per focalizzare come usare al meglio gli antibiotici, soprattutto i nuovi, in un contesto di malattie infettive a eziologia batterica da multidrug molto alto in Sicilia. Inoltre noi abbiamo, assieme all'assessorato alla salute, abbiamo organizzato una rete di laboratori, la rete MIC, che in qualche modo ci consente di funzionare in modo quasi omogeneo su tutto il territorio. Noi sappiamo che oltre il 50% delle infezioni del paziente critico nascono in ospedale. Nascendo in ospedale con tutta una serie di fattori di rischio, sono sostenute quasi sempre da germi multiresistenti, e diversi fattori devono essere presi in considerazione, compreso il fatto che, trattandosi quasi sempre di pazienti che hanno una disfunzione multiorgano, quindi sono in sepsi o in shock settico, diventa necessario approcciare la terapia empirica non secondo quella che è una strategia che noi possiamo definire oggi classica, ma che è chiaramente moderna e che già da alcuni anni viene adottata, che è la strategia empirica, di terapia empirica mirata, o ragionata meglio. È quello di cui oggi dibattiamo in questo evento qui anche a Catania. L'antibiotico resistente è una componente che riguarda sicuramente i microbi, e quindi la capacità dei microbi di resistere agli antibiotici, ma le misure ovviamente non possono poggiare soltanto sulla presenza degli infettivologi, che certamente hanno un ruolo centrale e importante, ma devono assolutamente considerare in un contesto di antimicrobial stewardship efficace anche l'intervento dei microbiologi, delle direzioni sanitarie e di quanti, evidentemente delle farmacie, degli ospedali, e di quanti in qualche modo hanno un ruolo di rete e di collaborazione all'interno di un istituto di diagnosi e cura, in cui evidentemente la gestione dei patogeni multiresistenti deve avvenire con un concetto di multidisciplinarietà.